Antonelli, avete chiesto l'accesso agli atti per la nomina dell'amministratore unico della società attiva Massimo Papa. Perché? Perché riteniamo che le procedure seguite dall'amministrazione non siano corrette. Semplicemente, quindi non c'è nulla di personale ovviamente nei confronti del dottor Papa, su cui poi ci esprimeremo quando avrà assunto le funzioni eventualmente rispetto al lavoro che farà, però le procedure seguite dal Comune di Pescara non sono né trasparenti né corrette, avendo fatto riferimento a requisiti assolutamente di carattere generale, probabilmente omettendo tutta una serie invece di requisiti, richieste di requisiti che i pronunciamenti del Consiglio Comunale imponevano. Ma cosa ancora più grave, è stata individuata una commissione per valutare i curriculum dei 15 candidati che avevano presentato domanda. Ora, questa commissione ha prima visto i curricula e successivamente si è dato i criteri per l'attribuzione dei punteggi. Si capisce perfettamente che questo non è assolutamente corretto. Quell'attività andava svolta prima di prendere visione dei curricula, perché qualcheduno, malintenzionato e cattivo, potrebbe pensare che la cosa sia stata minimamente pilotata. Noi vogliamo che su questo si faccia chiarezza. Lo abbiamo chiesto al sindaco, lo ha chiesto all'unanimità, quindi compresi i consiglieri comunali di maggioranza, la commissione di controllo e garanzia del Comune di Pescara. Le risposte fornite sono assolutamente parziali e non esaustive rispetto ai quesiti posti. L'accesso agli atti serve per avere a disposizione tutti i documenti e poi valutare se investire della questione l'autorità giudiziaria.